sicuramente c'è stato secondo me un calo psicologico, pensavamo di aver chiuso la partita, è stato uno sbaglio inconscio, però è un peccato, c'è un rammarico, però abbiamo cercato in tutti i modi di poter aggiuffare di nuovo il risultato, così non è stato. Adesso lunedì facciamo una bella chiacchierata e poi vediamo dove ci sono stati degli errori per poter non commetterne più. E dovevamo guardare il risultato, perché dopo che vai sul 2-0 è stata anche una botta aver subito il 2-1 e poi subito il 2-2, è stata una doccia fredda. Però la nostra squadra deve sempre creare, cercare di portare a casa un risultato che era quello della vittoria, però non sempre a volte va bene. Peccato, facciamo tesoro e andiamo avanti, pensiamo al Carpi. Ma pressione ai nostri tifosi, non penso proprio, anzi è una spinta, deve essere una spinta in più. C'è questo, è vero, c'è questo trend, però ci sono ancora tante partite, cercheremo di cambiare comunque in casa, cambiare marcia. Peccato, perché viene di peccato, perché ce l'abbiamo messa tutta, una partita che si era messa sui binari giusti, avevamo fatto un avvio di partita strepitoso, abbiamo fatto due gol stupendi, due azioni bellissime, abbiamo fatto fare gol a Mino, ho fatto gol a Maurizio e credo che se lo meritavano e poi 10 minuti di buio totale, perché se quando prendi 4 gol così qualcosa si è spento e penso che trovare il lato positivo è che siamo rimasti sulla partita, perché siamo rientrati in campo con la voglia e la cattiveria di rimettere in piedi la partita. Penso che sia notato, insomma, la voglia che avevamo di andare a fare i gol. Abbiamo fatto gol con Matteo e poi sai, è difficile quando loro tutti dietro, te cerchi di mettere la palla là, tiri, ribattute. Peccato, però fino al 95esimo ci abbiamo provato. Ah, sicuramente, sai, il calcio è così, sono cose che fai fatica ad esaminare, soprattutto a caldo, sai, trovano un gol così da 40 metri, un po' strano, forse abbiamo una botta un po' psicologica, sai, questa è l'unica esame che ti posso fare così rapido, però poi non lo so, adesso avremo una settimana per analizzare la partita, per vedere i nostri errori e per prepararci alla partita di Carpi. Non so, di sicuro avevamo la voglia di rimettere in piedi, quello penso sia visto al di là dell'arbitro, non ne voglio parlare, però l'importante è, insomma, che c'eravamo, volevamo rimettere in piedi la partita, l'abbiamo dimostrato, peccato perché il pareggio forse era più che meritato. Noi sappiamo che se ci manca questa cosa principale, squadre, trovi squadre come il Bari che sono in forma e cosa ti fanno, 2-3 ripartenze, attaccano bene la porta, prendi il primo, prendi il secondo e poi ti trovi a dire ah, come mai che sto sbagliando, nel calcio questo non te lo puoi permettere, invece ci serve da lezione e niente, io guarda, per come sono fatto io probabilmente non è facile da digerire una partita del genere, perché penso che il Trapani ha dimostrato che quando gioca anche tutto il secondo tempo poi voleva pareggiare la partita, ha fatto il 4-3, ha creato occasioni per fare il 4-pari, cioè dico, perché noi buttare via delle prestazioni, una settimana di lavoro per 15 minuti così banali, che probabilmente siamo mancati sotto l'aspetto, non lo so, di testa, perché non me lo so spiegare. Peccato veramente, perché sul 2-0 io pensavo che questa è una partita che probabilmente se continuiamo così riusciamo a fargli pure il 3-0 e poi la portiamo a casa. La squadra lo sa quello che deve fare, che deve ritornare a giocare, deve ritornare a essere quella squadra aggressiva, quella squadra propositiva, quella squadra che non ha paura di giocarsi l'uno contro uno dietro, però nello stesso tempo attacca con 5-6 giocatori, va al cross. Questo è il Trapani, perciò nel bene o nel male sappiamo che possiamo concedere qualcosa agli avversari, però noi siamo quella squadra dei 25 minuti e di tutto il secondo tempo, perché alla fine credo che nonostante tutto quei 15 minuti che abbiamo fatto da orrore noi, io credo che almeno il pari era il risultato giusto oggi. Ma per me diciamo che c'è poco di positivo, ho sempre detto, parlando con Ciccio Di Gaetano, spesso dico sì, io sono fatto che se la gioia personale poi non deve arrivare la gioia finale, per me guarda, preferisco non fare gol per 2 anni di fila, basta che si ottengano i risultati. Per me a 32 anni, guarda, io dico la verità, se segna Matteo invece di segna io, per me è uguale, non è che cambia niente, l'importante è che arrivano i 3 punti e oggi
è stato un gol che non è servito a niente, perciò la gioia personale è fine a se stessa. No, su un contrasto, avevo già una botta sempre nella stessa gamba, però all'ultimo probabilmente sul contrasto dove sono andato in tackle con Defendi, ero un po' in ritardo, sono entrato molto duro, sai, è un po' il ginocchio, però speriamo che non sia niente di grave, una botta, adesso poi ci sono i fisioterapisti e il dottore che sono molto preparati e da lunedì valuteremo il tutto.